arrivato veramente l'ultimo tuffo, è arrivato Andrea Vigni, un giocatore che viene dal San Donato, quindi una categoria importante, il San Donato fa la promozione. Andrea è stato 4 anni a San Donato e quest'anno poi all'ultimo tuffo appunto è venuto a darci una mano a Casa del Piano. Andrea, allora questa esperienza che hai fatto a San Donato sicuramente è stata per te importante, sei un giocatore che è cresciuto nelle giovanili del Sauro, poi sei andato a Gavurrano, mi sembra poi 4 anni a San Donato. Scendi in prima categoria, ma insomma con propositi credo di far bene, no? Eh sì, certo. Sono sceso, sinceramente, qui voglio fare molto bene e sinceramente il primo allenamento è stato positivo, un gruppo unito, delle brave persone, vedremo durante il campionato. Il tuo ruolo, Andrea, te sei un difensore, sì. Preferisci un po' la fascia? Io sono un difensore, preferisco la fascia, il mio ruolo principale è il terzino destro, però all'evenienza ruolo anche centrale, cioè dove c'è bisogno sinceramente per la squadra. Sì, credo infatti Andrea fra l'altro è un 95, quindi è fuori quota, per noi era importante riportare in rosa un fuori quota, soprattutto nel reparto difensivo, dove abbiamo un po' un reparto grandicello, diciamo, quindi non c'erano fuori quota. E Andrea ci può sicuramente dare una mano in questo senso. Tra l'altro il papà di Andrea ha giocato con noi negli anni 80 e quindi è anche un piacere che il figlio in qualche maniera indossi questa casacca giallorossa. Andrea, niente, i propositi credo ci sono, noi siamo contenti che tu sia venuto veramente a darci una mano, spero che l'ambiente ti sia un ambiente familiare, un ambiente dove si gioca a calcio e ci si diverte. Poi, quando si rimane in un ambiente e ci si sta volentieri, in futuro valuteremo anche il da farsi. Per ora, ecco, affrontiamo questo campionato con impegno, con dedizione, un campionato difficile, veniamo da stagioni saltanti come Neania, perché abbiamo vinto tantissimo in seconda categoria, abbiamo l'anno scorso fatto un 5º posto, quindi insomma siamo una squadra che ha voglia di continuare su questa falsariga, però le vittorie sono sacrificio. E io comunque spero e penso che tu sia un ragazzo pronto, insomma, ecco, a metterti dentro questa rosa e a dare il tuo contributo. Per questo ti do un in bocca al lupo, un benvenuto e credo che tutti gli amici, gli sportivi, i tifosi della nostra grande Neania sapranno apprezzarti per le tue doti tecniche, ma anche per le doti che hai e come dicono i commenti di Grosseto Sport, sei anche un bravo ragazzo e questo è importante. Buonasera e forza Neania.